Cioè, sembrava girasse sull'olio e ma lui per un attimo ho pensato che lo prendesse francamente diciamo nell'inizio nel dopo errore d'uscita, poi invece no. Allora 50 dorso, il 25-58 che è il record italiano di Mirko Vitora, va avvicinato meglio se battuto. Mirko Vitora noterà in quinta corsia, quindi avrà accanto qui Barnea. D'altra parte Arnarsson, una vecchia conoscenza, l'Aquila, figlio dell'Aquila, l'islandese che a tratti ha saputo sorprendere, ma carriera altalenante. No, potrebbe essere buon traino, sempre che in realtà di traino nel 50 non v'è un gran bisogno, bisogna solo partire molto bene, cercare di spiegare un'azione che sia il più alta e più veloce possibile. Mirko Vitora è un ragazzo che ha dimostrato di vivere bene la tensione dell'evento, direi nel modo migliore. Ha affrontato con grande sportività e comunque ne ha tratto beneficio e frutti lo spareggio per essere prima riserva. Ha ottenuto un primato nazionale. Adesso l'impegno definitivo, perché essere in finale vuol dire partecipare a una piccola lotteria, no? Le 50 dorso. C'è sempre qualcuno che sbaglia nel dorso, c'è sempre qualcuno che non va come dovrebbe, c'è sempre qualcuno che esce male dalla subacquea. E poi senza e quindi tedeschi, il panorama si apre, esatto, senza a prescindere tedeschi. Perché mancano Mif e Ruprat, insomma due calibri 90. Eccolo Mirko. Eh sì. Sembra anche più tranquillo rispetto ai 100, si è tolto comunque la soddisfazione di andare molto bene la distanza più lunga, anche se in spareggio. E questo insomma è prezioso come informazione. Quinta molto corsia, lento, molto lento lo start, dannosissimo. Tempo interminabile tra l'apostolo e il via. Non esce benissimo, ma Mirko non esce benissimo, però è buona la sua azione invece nella parte nuotata. È buona. E sale bene? Sì, salgono bene anche gli altri, allora a quel punto bisogna guardare il tempo. No, benissimo, è dentro sicuro. 25,60, sfiora il record italiano, appena 2 centesimi, ma va bene così. Vado a controllare, certamente dentro, vediamo con terzo tempo addirittura, fantastico. Terzo tempo particolare da migliorare, campo molto aperto. Meglio di Grigoriadis. Che in semifinale con l'errore di Grigoriadis, ma insomma Greco rimane il favorito della gara, ma dietro campo aperto e Mirko sicuramente uno degli atleti che entra in finale per cercare un risultato. Bene, siamo in chiusura, questa era l'ultima gara di quest'oggi, per cui appuntamento per domani alle 16, iniziando sempre con finale da tuffi che potrebbe